Ed eccola qui la nuova Porsche 911 GTS, una vettura che in realtà stavamo aspettando da molto tempo, non perché questo tipo di allestimento non era noto nella famiglia della 911, ma perché il suo nome non porta più solamente qualcosa di speciale, di prezioso ai modelli fine serie delle varie 911 da qualche anno a questa parte, ma porta con sé anche un nuovo motore che è un'esclusiva per il momento, appunto, della gamma GTS, nuovo motore che si definisce T-Hybrid per la capacità di portare con sé non solo un motore elettrico posto tra il cambio e il nuovo 6 cilindri boxer 3.6 di cilindrata, vi ricorda nulla come cilindrata, l'abbiamo già vista sulla 911, ma porta con sé anche una nuova turbina elettrica, qualcosa di straordinario perché deriva dal mondo della Formula 1 e che in parte abbiamo già visto in un motore di serie, nelle Mercedes 2000 AMG, in alcuni modelli, la classe C63 ad esempio o la SL, utilizzano questo tipo di turbocompressore, ma in realtà qua si parla di un motore completamente differente e soprattutto anche le prestazioni sono calibrate per far lavorare alla grandissima la 911, esattamente come ha sempre lavorato, ovvero con la solita capacità di unire la performance in pista ma allo stesso tempo anche la bellezza di una guidata su strada straordinaria, basata sulla forza della trazione posteriore, ma perché no anche sulla trazione integrale. Ci sono tante novità oltre al motore che vi farò vedere successivamente, riguardano l'aerodinamica con l'introduzione di questi elementi che si aprono e si chiudono sulla base della velocità, della necessità di raffreddamento della vettura, cambia chiaramente anche lo splitter qui sotto, cambia il gruppo ottico rispetto alla 992.1 con l'introduzione di questo elemento molto più sofisticato da un punto di vista di architettura e anche di firma luminosa, con la possibilità non solo di ritagliare porzioni di luce sulla base di chi sopraggiunge e di chi precede, ma anche di disegnare messaggi sulla sede stradale, questo per questioni di sicurezza a cui i tedeschi sono di fatto molto attenti. Come sempre abbiamo il fissaggio monodado, questa è una chicca da sempre delle 911 GTS, oltre che delle GT3 e delle Turbo se non ricordo male, però abbiamo l'introduzione di questa bellissima pinza a 10 pistoncini che sarebbe gialla, ma qui alla Scari Resort oggi ha lavorato un bel po', assieme al disco carboceramico da 420 mm, lo stesso disco che viene montato anche sulle Turbo, pronto a frenare una ruota, in questo caso gommata Goodyear Eagle F1, con una dimensione molto importante, anche se chiaramente più contenuta rispetto a quella posteriore, 245-35-20. Vi porto dietro proprio perché appunto questa macchina basa ovviamente la sua forza sull'asse posteriore, il motore è montato a sbalzo, mentre il cambio chiaramente è all'interno dell'abitacolo fondamentalmente. Qui invece abbiamo una 21 pollici pronta ad aggrapparsi sull'asfalto, con una misura anche qui molto importante, chiaramente più larga rispetto al passato, 315-30-21, pinza a 4 pistoncini, disco sempre molto generoso ma chiaramente più contenuto nella dimensione rispetto a quello anteriore. T-Hybrid, la sigla che si nota qui sulla parte inferiore della porta, ma allo stesso tempo si nota questa 911 per tutte le novità che riguardano lo stile e che abbiamo già conosciuto anche sulle altre 911, del restyling ovviamente, quindi nuovo gruppo ottico con una rivisitazione anche del logo Porsche qui sotto, con, lo vedete, guardate un po', il doppio scarico che viene accoppiato centralmente al centro appunto di un estrattore dell'aria completamente ridisegnato. Chiaramente quattro ruote sterzanti, assetto attivo, tutte queste cose qui per tenere a bada una vettura che pesa 1590 chilogrammi. Però prima di salire a bordo vi faccio vedere come è fatto il motore di questa nuova 911 GTS, perché è qualcosa di realmente straordinario, un pezzo di meccanica incredibile, è più basso di 11 cm rispetto a quello precedente ed è un motore che, come vedete, ha la stessa architettura di sempre, ovvero boxer con distribuzione a catena, chiaramente con fasatura variabile, ma allo stesso tempo cresce nella cilindrata con un alesaggio di 97 mm, quindi un alesaggio molto importante, lo vedete lì dietro il pistone, guarda che bellino, con però alcuni elementi tecnici che gli consentono di viaggiare magro fondamentalmente, quindi vicino alle zone di Lambda 1 per quanto riguarda gli elementi di miscelazione appunto aria
benzina, e questo gli permette di emettere meno inquinanti ma allo stesso tempo anche di consumare meno, e quindi allo stesso tempo emettere anche meno CO2. Il segreto di tutto questo è il turbo, perché questa turbina, che poi vi faccio vedere più nel dettaglio, è un elemento che viene realizzato da Borg Warner per andare a realizzare quello che è uno dei sogni dei progettisti di vettura, ovvero quello di anticipare la pressione della turbina. Quindi di fatto non c'è bisogno di avere il motore che spinge aria all'interno della turbina per avere il massimo della portata d'aria. Questo è sicuramente un elemento interessante, ma allo stesso tempo questa unità è in grado di recuperare energia quando c'è eccesso di pressione. Quindi di fatto il motore elettrico frena con una forza di 11 kW appunto l'elemento di girante, e questo consente di andare a recuperare energia esattamente come fa il motore elettrico posto tra cambio e appunto motore, andando a recuperare energia non solo nelle fasi di frenata ma anche quando il motore spinge più di quello che dovrebbe spingere appunto la turbina. Quindi non c'è la vast gate, c'è semplicemente un elemento che frena la turbina, andando quindi a recuperare energia che allo stesso tempo viene restituita con una forza invece di 20 kW al motore, nel momento in cui serve forza. Eccolo qui il motore elettrico che viene integrato all'interno della campana del cambio ZF, realizzata chiaramente in collaborazione con ZF, motore da 40 kW che consente di contribuire alla spinta della 911, non la spinge mai autonomamente, quindi è sicuramente un oggetto in grado di contribuire alla spinta, ed è per questo che la vettura scatta da 0 a 100 in 3 secondi, puntando sulla forza non solo della GTS a trazione posteriore ma anche di quella a trazione integrale, visto e considerato che proprio qui si vede l'albero in uscita per quanto riguarda la trazione integrale. Oggetto straordinario, oggetto meraviglioso anche questo cambio, ma appunto con l'integrazione del nuovo motore elettrico consente da un lato al motore di essere più pronto, più prestazionale, ed è per questo che si arriva a livelli di coppia eccezionali, si arriva ovviamente anche a livelli di potenza prossimi a quelli di precedenti generazioni della 911 turbo, e allo stesso tempo si riesce ad avere una miglior gestione diciamo dell'energia complessiva all'interno della vettura, grazie appunto anche all'utilizzo di questa batteria che pesa complessivamente 27 kg e lavora a 400 volt, quindi esattamente come la batteria di una macchina elettrica, perché di fatto questa è la base tecnica di una macchina elettrica, una batteria da 1,9 kWh che appunto restituisce energia al motore elettrico fino a 40 kW, ma restituisce energia nel momento in cui serve anche al turbocompressore per portarlo a regime, quindi 120.000 giri al minuto per pompare aria all'interno del motore e consentirgli da un lato di non avere turbo lag, di avere potenza subito e allo stesso tempo anche di rispettare alla grande le normative antinquinamento, perché attraverso quel gioco lì si riesce anche ad andare a creare un utilizzo dell'aria diverso all'interno delle camere di combustione, a tutto vantaggio appunto della performance, delle prestazioni, dell'inquinamento e di tutti gli altri elementi che devono far parte di un'automobile moderna. Torno dunque a farvi vedere come è fatta dentro, non prima di avervi mostrato però anche uno dei segreti secondo me di questa vettura, oltre ai due posticini posteriori buoni per due cuginette, due amichette, due amici piccoli. Eccolo qui, guarda che bello il bagagliaio che c'è qui davanti, notevolissimo per quanto riguarda la dimensione, ci stanno un paio di trolley da cabina e più qualche zaino morbido, e questo è sicuramente un elemento molto importante di questa vettura, che come sempre viene scelta anche da chi utilizza macchine sportive, perché no, tutti i giorni, sempre adeguate al gioco. Di questa turbo, anzi di questa Carrera GTS targa, vi faccio vedere la differenza rispetto a quella che vi ho mostrato prima da pista, perché qui come vedete abbiamo il disco in acciaio, sempre generosissimo nella dimensione, ma con pinza a 6 pistoncini, quindi se richiedete disco carboceramico avete quello, mentre per soluzioni un pochino più stradali avete questo. Bellissimi materiali, pelle umana per quanto riguarda il rivestimento, molto bella la finitura, simil fibra di carbonio, bella anche questa parte centrale in un materiale con finitura superficiale molto piacevole, poi anche qui sotto Porsche diciamo non si fa certamente fregare, come non si fa fregare con la scelta di impianti audio, in questo caso della Burmester. Per quanto riguarda il sedile, solito design della 911, non si sbaglia mai per quanto riguarda lo stile dei sedili in questa azienda, come del resto non si sbaglia mai per quanto riguarda lo stile del volante, e
non si sbaglia mai anche per quanto concerne lo stile della plancia, che evolve i concetti che abbiamo conosciuto con la 911 della notte dei tempi, ma allo stesso tempo evolve anche i concetti della Carrera GT con questo tunnel centrale che tende a salire, che poi dopo la Carrera GT è diventato poi il marchio di fabbrica di questa azienda. Apro la capotta, mi diverto un po' con questa targa, guardate un po' dietro lì come si muove quella meravigliosa porzione di coda, guarda un po', zac, che meraviglia, pochissimi secondi si apre e si chiude, viene mantenuto il roll bar che nasceva per questioni legate all'universo americano, per questioni di omologazione, display qui davanti con l'ultimo sistema multimediale firmato da Porsche, quindi Apple CarPlay e Android Auto, più tantissimi elementi che consentono chiaramente di andare a personalizzare quelli che sono anche gli elementi che fanno godere di questa vettura, come nel caso, senti come suonicchia questo 3.6, come nel caso dello scarico, che volendo può essere appunto personalizzato nel casino che fa. Come vedete qui davanti è scomparsa la strumentazione analogica, non c'è più il contagiri analogico con i due display ai lati, questa è una delle differenze chiaramente rispetto al vecchio modello. Poi abbiamo Sport Plus, Normal e Wet per quanto riguarda le impostazioni, più ovviamente anche il driving mode, diciamo selezionabile attraverso il tasto con 20 secondi di Sport Response, che porta tutto a manetta quello che deve essere manettizzato. Cambio chiaramente personalizzabile sulla base delle vostre esigenze attraverso i manettini, più ovviamente la scelta del parking del manual, che può essere decisa direttamente dai tastini, più ovviamente il moncherino, lo chiamo io qui a lato, che serve per andare a selezionare la retro, la folle o la marcia. C'è un elemento che fa sicuramente la differenza rispetto al passato ed è questo tastino. Vedi? Non c'è più la chiave che avviava il motore a partire dalle manovre, avviava il motore, invece con la destra mettevi la prima, qui diciamo ci si è evoluti, anche se poi l'avviamento rimane sempre a sinistra. Un po' meno romantico rispetto al passato, ma di concetto rimane sempre lo stesso. Si va alla ricerca della vittoria alle manovre. Questa vettura, tra l'altro, alle manovre ci ha vinto pure quest'anno. Adesso scendiamo in pista qui alla Ascari, andiamo a fare un paio di giri e poi tiriamo le somme sul prezzo, andiamo. Ed eccoci al volante della nostra Carrera GTS, giù tutto, andiamo a seguire questa Turbo S guidata da un collaudatore della Porsche e cerchiamo di capire come questa vettura sia cambiata con l'introduzione dell'ibrido. Si era detto che non ci sarebbe mai stata una 911 elettrica ed in effetti questa non è una macchina elettrica, ma dell'elettrica ha tutto per far funzionare ancora meglio quello che è un motore evoluto rispetto ai 6 cilindri boxer che abbiamo conosciuto sino ad oggi, grazie a tutta una serie di modifiche che consentono a questa macchina di essere realmente molto molto veloce, oltre che super efficiente. È una vettura estremamente piacevole nell'erogazione, si può realmente viaggiare con una marcia in più, ma allo stesso tempo è una vera 911 nel momento in cui andiamo a metterla in pista, soprattutto con l'optional del carboceramico, con la pinza a 10 pistoncini realizzata dalla Akebono, che avevamo già conosciuto anche su altri modelli della casa di Zuffenhausen. Si frena, che è un piacere, e il gusto di guidare una vettura così bella anche tra i cordoli fa dimenticare per qualche istante anche la presenza della GT3 e della GT3 RS in listino. 7500 giri, cambio PDK, spara la marcia successiva con una certa ruvidità. È molto bello questo cambio che guadagna questo motore elettrico da 40 kW. Senti come senti come spinge, 40 kW di motore elettrico che consentono alla powertrain di avere 541 cavalli, quindi una potenza molto simile a quelle che erano le turbo di passata generazione, che appunto permettono a questa 911, che pesa meno di 1600 kg, di muoversi tra i cordoli con una velocità spaziale, ma anche con un suono che arriva da questo 6 cilindri veramente atomica. Cambia direzione molto velocemente, questa non è una novità per la gamma 911, anche se il setup e tutti gli accorgimenti sviluppati dai tecnici di Porsche per questo modello le consentono di essere ancora più rapida, ancora più piacevole da guidare, sta bella cucitina ai cordoli e ancora più di prima. Il vero segreto per guidare la 911 è arrivare all'apex, arrivare al punto di corda ancora con il freno in mano tra virgolette, e poi rilasciare per dare gas, puntando tutto su quello che è la vera
il vero jolly di questo progetto, ovvero avere il motore a sbalzo. Quello che sembrava un elemento assolutamente negativo nello sviluppo della 911, in realtà nel corso del tempo si è trasformato in un grandissimo vantaggio, e questo consente appunto a questa vettura di essere super efficace nelle fasi di trazione, tanto da essere imbattibile quando piove. Andare a vedere la 24 ore di Le Mans di quest'anno per avere conferma relativamente a questa cosa. Giù tutto, andiamo a seguire questo Turbo S che abbiamo qui davanti. Spinge, spinge forte, andiamo a frenare, guarda come la buttiamo dentro cucitina qui nel cordolino, vai giù tutto, che pezzo ragazzi, vai. Che meraviglia, il motore spinge ragazzi, spinge tantissimo, e la presenza dell'elettrico non è assolutamente qualcosa di negativo, anzi devo dire fa lavorare la grandissima il turbo compressore, che dalla sua non ha assolutamente turbo lag. Questo è uno dei grandissimi vantaggi di questo nuovo powertrain, perché restituisce 11 kW, vai 11 kW nelle fasi di recupera energia, ma ne restituisce 20 nel momento in cui deve accelerare la turbina a velocità cosmica, più di 120.000 giri, per consentire a questo motore di avere tutta l'aria che gli serve per respirare. Servirebbe a me un bel turbo compressore elettrico in questo momento per riprendere il fiato dopo queste fotoniche accelerazioni a bordo di questo ferro, che è veramente molto 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 bello da guidare. Precisa di sterzo, tanto freno, un bellissimo telaio, bellissimi ammortizzatori, si sente che questo è il figlio di un progetto che viene avanti da oltre 60 anni di storia, e viene avanti con la forza di una azienda che ha creduto quasi sempre in questo progetto, per poi arrivare oggi non solo a vincere anche l'ultima 24 ore di Le Mans, ma anche ad essere un oggetto stradale realmente difficile da battere per chiunque, soprattutto per la capacità di andare così forte tra i cordoli, ma allo stesso tempo anche di accompagnarvi al teatro con vostra moglie, con la vostra fidanzata, senza battere ciglio, il giorno dopo fare la spesa e poi di nuovo in pista, facendovi godere con tutta la potenza dei suoi motori e tutta la bellezza di una meccanica che è stata sviluppata in tantissimi anni di storia, partendo dalle corse ed arrivando poi in pista oggi, ma sulla strada quando ce l'avrete voi in garage, voi fortunati. Domani macchina bellissima, gli facciamo recuperare un po' di energia. Recupero anch'io un po' il fiato, perché la Sky Resort mette in difficoltà, la 900, la 911 mette in difficoltà, ma in realtà è una macchina che mette in difficoltà perché le curve arrivano velocissime, bisogna veramente sapere quello che si sta facendo quando si procede a certi passi. Veramente si va forte, si va come un turbo di passata generazione. Questo dimostra come questa GTS non solo sia diventato un modello della gamma e non più un allestimento prezioso, ma dimostri anche come Porsche abbia il piacere ogni volta di aggiungere un pezzettino all'interno di questa 911, sempre per mantenerla a livello, sempre per mantenerla attuale e soprattutto sempre per farla mantenere un piedino nel futuro, che in questo momento parla anche di elettrico, pur mantenendo però fede alla sua tradizione, ovvero il 6 cilindri boxer che avete sentito fa emozionare lì dietro con una forza strepitosa. È veramente una combinazione tra i vari elementi, turbo elettrico, il recupero di energia frenata, il motore elettrico che spinge all'interno del cambio a doppia frizione, che ragazzi fa davvero innamorare. Grandissimo ferro, adesso lo salutiamo, tiriamo qualche conclusione sul prezzo e poi magari qualche altra nota su questa vettura davvero assurda. Ed eccoci qui, prova super terminata, 177.000 euro e rotti il prezzo di listino di questa nuova variante di motore T-Hybrid applicato all'allestimento GTS, per cui di fatto un listino molto importante per una vettura che per prestazioni diciamo equipara la turbo di passata generazione, delle passate generazioni, ma appunto è una GTS con delle funzioni tecniche realmente straordinarie. Tra l'altro in alcuni in alcune regioni italiane, essendo ibrida, non si paga nemmeno il bollo, e questa è sicuramente, neanche il superbollo, e questo è sicuramente un bel plus per una vettura che comunque di cavalli ne ha tanti e chiaramente anche costa parecchio da un punto di vista di fiscalità. Per quanto riguarda la parte
di carrozzerie, c'è la coupé, quella che abbiamo guidato in pista, c'è la cabriolet, bellissima, secondo me da un punto di vista estetico ci tenevo a farvela vedere, poi c'è la targa, anche questa, pezzo meraviglioso che arriva dal passato, nasceva questo roll bar per le omologazioni americane, poi diciamo è stato bypassato dal superamento delle omologazioni anche da parte degli americani stessi, ma appunto è rimasto questo tipo di carrozzeria che fa sempre innamorare, piace moltissimo, anche qui stesso motore, trazione integrale o trazione posteriore, chiaramente entrambe con listini diversi rispetto alle 177 carte che vengono chieste nella versione coupé tra virgolette base, poi da lì si sale al più infinito con i carboceramici, con tutte le colorazioni personalizzate, ma quello fa parte di un universo diverso e che chiaramente non parla di prezzi di listino, ma parla di amore per l'auto e parla anche di amore per la personalizzazione. Dai, con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare qui sotto, viva la passione per l'auto e full gas così sempre. Ciao!